un'emozione ed un onore immenso avervi qui tutti quanti questa sera. Il candidato alla carica di sindaco per la lista numero 2, San Potito Riparte, Luca Sant'Agata, ha incontrato il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, con il quale ha ampiamente discusso dei problemi di San Potito, paese a vocazione turistico-agricola. A dimostrare la concretezza dell'incontro, il ministro Martina ha inviato il dottor Corrado Martinangelo, suo delegato per gli interventi nel Mezzogiorno d'Italia, per strutturare il progetto di rilancio dell'area Gensov nel contesto Parco regionale del Matese e dell'Alto Casertano. A tal proposito, ascoltiamo il dottor Corrado Martinangelo e a seguire il candidato sindaco Luca Sant'Agata. In rappresentanza della segreteria politica del ministro Martina sono qui a San Potito Sannitico intanto per sostenere un progetto di sviluppo del territorio e anche il mio amico Luca. In quest'area in cui è stato posto il tema di un futuro, noi come ministero siamo interessati a creare un grande centro agroalimentare con innovazione e ricerca che può dare anche occasione di lavoro a tante persone, ma soprattutto sviluppo alle imprese del territorio. Tra le innumerevoli opportunità di sviluppo che il gruppo politico San Potito Riparte ha pensato per il nostro paese, vi è sicuramente quella che ha il maggior, può dare maggiore opportunità a tutti i cittadini di San Potito, che è il rilancio dell'area Gezzov. L'area Gezzov è strutturata su 270.000 metri quadrati, di cui 27.000 di superficie coperta, ma grazie alla vicinanza del Ministero dell'Agricoltura con il Ministro Martina e il suo collaboratore per il Sud Italia, il Dottor Corrado Martinangelo, abbiamo sicuramente pensato che in prima battuta andremo a ricollocare quella che è la masseria Raineri del 700 come centro di ricerca e sviluppo con il partenariato del Università Federico II e in un secondo momento, grazie ad uno studio di fattibilità che ci sarà regalato dall'agenzia ministeriale CREA, avremo l'opportunità di studiare in modo certosino e capillare tutte le produzioni che partono dell'Alto Casertano, che partono da Capriate al Volturno e arriveranno a Gioia Sannitica, e in questo modo potremo sfruttare un partenariato pubblico-privato per rilanciare non solo l'intera area Gezzov ma soprattutto quella che sarà l'intero territorio dell'Alto Casertano, con posti di lavoro concreti e tangibili e un rilancio capillare del settore agroalimentare del nostro territorio.